Benvenuti a questa nuova edizione di Lanterna TG. In apertura ci occupiamo di cronaca. Dal Libero Consorzio di Agrigento arrivano delle indicazioni per mettersi a regola per quanto riguarda gli autolavaggi. Da un po' di tempo anche Licata fa i conti con la chiusura di questi presidi a causa della mancanza dell'autorizzazione unica ambientale. Appunto dell'ex provincia arriva un monito per mettersi a regola. Ancora continuiamo a parlare in qualche modo di acqua. È arrivata un'ordinanza del sindaco Angelo Balsamo per la razionalizzazione dei consumi in vista di una carenza idrica che si fa sempre più marcata. Poi un'ampia pagina che riguarda i comuni dell'Interland, manifestazione di solidarietà nei confronti del sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, la Scala dei Turchi inserita nei 100 geositi più influenti al mondo, chiusura con lo sport e la danza con Domenico Cannizzaro che ha realizzato un servizio sulla New Body House. Andiamo a vedere i servizi. La falegnameria Caico Arte Design è leader nel settore degli infissi in legno e della serramenta. La collaborazione con prestigiosissime ville italiane ne testimonia l'importanza dell'azienda. Veniteci a trovare in via Salvo d'Acquisto a Licata. Anche Licata nelle ultime settimane ha fatto i conti con la chiusura forzata di diversi impianti di autolavaggio. Alla base della sospensione delle attività ha influito la mancanza dell'autorizzazione unica ambientale che ha costretto allo stop forzato diversi lavaggisti licatesi e della provincia. Negli ultimi giorni la situazione è migliorata e diversi impianti sono già tornati in attività. A chiarire la situazione e spiegare i prossimi passaggi da seguire è il Libero Consorzio di Agrigento. In merito alle chiusure imposte o volontarie di numerosi impianti di autolavaggio in quanto privi delle necessarie autorizzazioni ambientali, l'Ufficio Ambiente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, considerata la delicata situazione e al fine di favorire quanti stanno provvedendo a regolarizzare la propria attività, ha costituito un gruppo di lavoro per smaltire l'imprevista presentazione di numerose istanze, si legge in una nota dell'ex provincia. Trattandosi di un provvedimento complesso di autorizzazione unica ambientale, nel quale sono coinvolti i comuni che esprimono appositi pareri in materia di scarico e impatto acustico, gli interessati possono attivarsi presentando apposita istanza tramite gli sportelli unici per le attività produttive competenti, corredate dai pareri prescritti. Entra in un regno di creazioni firmate da designer internazionali, scelte con la massima cura per esaltare la bellezza e l'individualità di ogni piccolo protagonista. Da noi troverai sempre il look perfetto per ogni occasione, da outfit casual a quelli più raffinati ed eleganti con Elisabetta Franchi, Moschino, Liu Zhou, Miss Blue Marine, Armani, Mona Lisa e Trussardi. Migotex, veste con stile ed eleganza anche la tua casa, con Blue Marine, Liu Zhou, Missoni, Via Roma e Swad Dondi. Migotex è molto di più di un negozio, è famiglia. Vi aspettiamo in Corso Umberto 6 a Licata. A livello di erogazione e fornitura idrica, quella in arrivo sarà una stagione estiva parecchio complicata. Le avvisaglie ci sono già e il timore fondato è quello di avere un'estate con turni di erogazione pari o addirittura superiori agli 8 giorni tra una fornitura e l'altra. In un periodo dell'anno in cui la popolazione aumenta, si va pertanto incontro a disagi pressoché certi. Il Comune, dal canto suo, sta già da adesso provando a correre ai ripari e in quest'ottica va letta un'ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino Angelo Balsamo in materia di razionalizzazione del consumo idrico. Con ordinanza contigibile e urgente del 23 aprile, si legge nel provvedimento, si ordina di innaffiare, se proprio è indispensabile farlo, alle piante di balconi o giardini la notte, dalle 23 alle 5. Di non utilizzare l'acqua potabile per il lavaggio dei veicoli privati e in ogni caso utilizzando il secchio anziché il getto continuo, in questo modo si risparmiano 400-500 litri. Di non utilizzare l'acqua potabile per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali e di non utilizzare l'acqua potabile per alimentare fontane e ornamentali, vasche e piscine, la grave crisi che attraversiamo ne impone il non utilizzo.
Con ordinanza commissariale, il segretario generale dell'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia ha disposto ai sindaci dei comuni di diverse province siciliane di divulgare alla propria cittadinanza le azioni e le buone pratiche finalizzate al risparmio idrico potabile e alla riduzione dei consumi, nonché di vigilare attraverso le forze di polizia locale sul rispetto delle disposizioni commissariali e le relative ordinanze sindacali. Abbiamo il piacere di condividere con voi il nostro secolo di professione. Dal 1924 farmacisti nella nostra città. Il nostro logo racchiude con i suoi simboli il nostro amore per l'Icata e per la professione e inoltre racconta la nostra storia iniziata 100 anni fa, nel 1924, con la prima donna iscritta all'Ordine dei Farmacisti di Agrigento, la dottoressa Teresa Cardella. Storia che è proseguita con il figlio Raffaele Gagliano, che ha trasmesso lo stesso entusiasmo e la stessa passione alle successive generazioni. Desideriamo essere all'altezza di chi ci ha preceduto nell'esaudire con professionalità e disponibilità le vostre esigenze e nel dispensare consigli utili a soddisfare tutte le richieste che riguardano cura, prevenzione e benessere. Farmacie Gagliano, al servizio della vostra salute. Grazie, grazie di cuore a tutti. È uno dei pochi casi in cui ho difficoltà a trovare le parole, perché riempie davvero il cuore vedere tutti i colleghi sindaci, le istituzioni, gli studenti, la società civile, i dipendenti, tutta la Palma vera, la Palma composta da donne e uomini onesti che amano il proprio paese, si alzano la mattina e vanno a fare il proprio dovere. Palma come non mai sta rispondendo unita e io sono orgoglioso ed emozionato di così tanto affetto, perché la battaglia la dobbiamo condurre insieme contro chi vuole riportare Palma indietro nel tempo, contro chi vuole riportare Palma nelle tenebre. Palma ha scelto la luce e oggi lo ribadisce. Di questo processo io sono un umile ambasciatore, perché rappresento, ed ho il privilegio di farlo, le persone oneste, le persone per bene che sono la quasi totalità delle mie città. Non ci possiamo fermare, dobbiamo andare avanti, perché siamo in tanti, siamo la Palma che merita un futuro diverso da quello, dal passato triste che abbiamo avuto. La sede Unicurs di Licata è polo di studi dell'Università e Campus. L'ampia offerta formativa abbraccia 5 facoltà, 60 corsi di laurea, master, perfezionamenti, certificazioni informatiche e linguistiche. Con Unicurs potrai usufruire di molteplici agevolazioni economiche sulla retta accademica. Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l'anno e durante il percorso universitario avrai un tutor personale sempre al tuo fianco. Unicurs di Licata. Ci prendiamo cura dei vostri obiettivi. Sì, siamo sul Belvedere, fai della Scala dei Turchi. Io ci tengo a ringraziare il professore Caruso, che è un ricercatore scientifico che da 37 anni studia questa scala e queste bellezze. Diceva lui prima che la scala ha 5 milioni e 300 mila anni e questo è un'enormità che ci dice due cose. La prima è che a Realmonte è possibile anche assaporare immediatamente il passaggio addirittura delle ere, e la seconda è che necessita di una tutela sempre più forte. Io ho già chiesto al professore Caruso di entrare a far parte del comitato tecnico scientifico per la candidatura della Scala dei Turchi a bene UNESCO. Noi abbiamo già avviato delle interlocuzioni con il ministero. Abbiamo fatto diversi incontri e stiamo valutando l'ipotesi di inoltrare una candidatura al Ministero dell'Ambiente per renderla più in linea con la naturale bellezza e con la vocazione della Scala dei Turchi, che è certamente un volano di crescita dal punto di vista turistico, ma prima di ciò è un bene da tutelare ma anche da studiare.
noi immaginiamo a dei campus universitari, a dei protocolli con le università, insomma noi immaginiamo per la Scala dei Turchi un futuro dove insieme alla tutela ci sia uno studio e ci sia un vivaio di ragazzi, ecco, disposto, come ha fatto il professore Caruso in 37 anni, a dedicare la sua passione e la sua scienza a questi meravigliosi siti. Al Monte anche è bella perché nel giro di qualche centinaio di metri è la possibilità di assaporare la Marna Bianca, di vedere la Calcarenite Rossa, di vedere la macchia mediterranea, insomma una meraviglia della natura che è esplosa al Monte in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue bellezze. Io da primo cittadino non posso che sostenere, appoggiare e continuare con questo tipo di attività che per Real Monte saranno il futuro. Stile, potenza, emozione. La tua auto dei sogni ti aspetta da Terminal Motors. Scopri l'eccellenza nei nostri showroom. Entra nel mondo dell'eleganza e delle prestazioni straordinarie. Auto di classe, tecnologia all'avanguardia e un servizio clienti senza paragoni. Scopri la perfezione su quattro ruote con noi. Visita i nostri showroom ed entra in un'esperienza di guida unica. Veniteci a trovare sulla strada statale 115 Alicata e a Villaggio Mosea ad Agrigento. Domenica 21 aprile presso il Teatro Eschilo di Gela si è svolto il concorso Trinacria in Danza con protagonista la SD New Body House delle sorelle Farrugio e diretta dalla maestra Giorgia Crapanzano. Le giovani allieve si sono confrontate con numerose scuole di danza siciliane raccogliendo prestigiosi risultati. Anna Di Franco si è piazzata al primo posto nell'assolo di danza contemporanea, così come Alice Greco, Martina Graci, Roberta Ballacchino, Beatrice Incorvai e la stessa Anna Di Franco nel gruppo Moderno Senior. Terzo posto invece per Nicole Nogara, Ginevra Calascalcione, Sofia Leto, Beatrice Cusumano, Beatrice Sanfilippo, Claudia Lauricella, Daphne Lazzaro, Clarissa Russo, Clarissa Todaro, Chloe Callea e Nicole Di Liberto, tutte impegnate nel gruppo Moderno Baby. La scuola licatese ha inoltre ottenuto due borse di studio per Palermo in Danza e per Salerno in Danza, un prestigioso riconoscimento da parte di una giuria formata da importanti direttori e coreografi. A fine competizione sono arrivati i complimenti della maestra Giorgia Crapanzano alle proprie allieve per l'ottimo risultato ottenuto. Le allieve si sono divertite molto confrontandosi con altre scuole di danza, ha dichiarato la maestra Crapanzano, e tutto ciò ha dimostrato che questa disciplina è una scuola di vita dove l'allenamento fisico diventa un'educazione per la mente e per lo spirito. Benvenuti in farmacia. Professionalità e servizi. Lavoro di squadra. Amici degli animali. Veniteci a trovare!